Le res geste di Via Augusti, le imprese del divino Augusto, rappresentano una delle fonti epigrafiche più importanti dell'antichità e insieme il testamento politico del fondatore dell'impero. L'opera ha un'iscrizione redatta in latino e in greco che fornisce un resoconto scritto dallo stesso imperatore sulle imprese da lui compiute nella sua carriera politica. Essa è nota anche con il nome di Monumentum Anciranum, poiché l'iscrizione è stata ritrovata ad Ancira, l'attuale Ankara, in Turchia, nel tempio dedicato ad Augusto e alla dea Roma. Il testo, databile tra il secondo avanti Cristo e il 13 dopo Cristo circa, si compone di un'introduzione di 35 paragrafi che si possono raggruppare in 4 sezioni e di un'appendice. La prima sezione, dal primo al 14 paragrafo, è un resoconto della carriera politica di Ottaviano. La seconda è dedicata alla serie di opere compiute da Augusto per il popolo di Roma, dalle elargizioni in denaro all'organizzazione dei giochi, alla ristrutturazione urbana. La terza parte illustra le azioni militari compiute da Augusto e le sue attività diplomatiche. Nell'appendice l'autore riassume le spese compiute nell'arco della sua vita, comprese quelle in favore di amici e senatori caduti in disgrazia. A differenza delle altre sezioni, l'appendice è scritta in terza persona, segno che non è stata quindi redatta direttamente da Ottaviano, bensì da altri. L'opera è importante per due ragioni fondamentali. La prima, se letta e interpretata con l'ausilio di altre fonti contemporanee e posteriori, ci consente di comprendere la genesi del principato e il suo paradosso, una monarchia senza re che tiene in piedi il sistema della res pubblica svuotandola di senso. La seconda ragione, proprio in virtù di tale paradosso, le res geste possono fornire una chiave di lettura della politica moderna, in particolare dell'esistenza di fenomeni drammaticamente attuali come le democrazie di facciata, di sistemi democratici nella forma, ma oligarchici o dittatoriali nella sostanza. That's all, folks.